Ciao a tutti ragazzi, sono MrSnuffy97 del canale dei BBMM Gamer. Oggi siamo in una recensione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Questa è la scatola. L'ho comprato bianco da 8 giga. Qui ai lati. E qui ci sono scritte alcune caratteristiche tecniche. Ha uno schermo da 7 pollici con una risoluzione di 1024x600 e ha uno schermo LCD. Poi ha una telecamera da 3 megapixel e posteriore e una VGA anteriore. Ha una batteria da 4000 mAh che più o meno dura sulle 10 ore in uso continuo. Ha un processore dual core da 1 GHz e registra in HD, ma a mio parere non sembra HD perché la telecamera non è molto buona. La videocamera non è molto buona. Poi al GPS, al Bluetooth 3.0 e Android e Android. Ora apriamo la scatola. Costa più o meno sui 200 euro, no, costa 200 euro sul sito della MediaWorld. Allora, appena apriamo la scatola c'è il tablet di colore bianco, chiuso nella sua pellicola. Poi dentro ci sono dei foglietti, qui degli accessori, per esempio una cover, delle tastiere, il protettore per lo schermo, la pellicola protettiva, e poi un dock per ricaricarlo. E, altri foglietti tipo la nuova frontiera dell'assistenza, e che Samsung ci assiste se abbiamo qualche problema. Telefoniamo alla Samsung e ci assiste. Poi queste sono delle esclusive Samsung. Per esempio si può fare una carta della Samsung Exclusive e possiamo e saremo iscritti alla Samsung. Poi questo è un altro foglietto delle app. Per esempio Chaton o SkyGo, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e altre app del genere. E poi questo è il libretto della garanzia. Al suo interno troviamo il caricatore con l'adattatore, qua, con la presa per l'USB, che è questa. Con la presa USB che può essere anche collegata al computer. E poi qui è la presa da collegare direttamente al tablet, che mi ricorda molto quella dell'iPhone 4. Qui abbiamo anche le cuffie in-ear di buona fattura, sono queste, con la scritta Samsung qua. Qui hanno il microfono qui dietro e i tasti per alzare il volume. Adesso passiamo direttamente al tablet. Intanto lo accendiamo e facciamo vedere le uscite qui e i tasti. Qui è il tasto per accensione, spegnimento e blocco. Questo è il tasto del volume, che è un'unica barra. Qui c'è l'entrata della micro SD, che può essere fino a 32 giga. E il mio è da 8. Poi qui c'è l'uscita per le cuffie col jack di 3.5 e il microfono, che è questo qui piccolino. E qui abbiamo gli altoparlanti e qui l'attacco per caricarlo e collegarlo al computer. Ecco, adesso si è acceso e intanto vediamo. La altezza è di 193,7 mm, la larghezza è di 122,4 mm, lo spessore è di 10,5 mm e pesa 344 grammi. E ora andiamo nelle impostazioni per vedere il sistema, per vedere il sistema operativo. Ha la versione Android 4.1.2, Ice Cream Sandwich. E ora proviamo a fare una foto. Andiamo nella fotocamera.
sia la fotocamera posteriore da 3 megapixel e quella anteriore che è un VGA. Ora proviamo a fare una foto a questo giardino e vediamo com'è. Allora, ha dei colori vivaci, e però davvero quando il tablet è ripreso dalla fotocamera non rende come nella realtà la foto. E ora passo ad Assassino Matto, che è più esperto di me, e lui spiegherà un po' le applicazioni. Ciao a tutti, ora spiegherò le applicazioni consigliate da Samsung. Allora, una che consiglio a tutte, che di solito è già dentro nella memoria interna del tablet, è Polaris Office. È un ottimo programma per fare documenti, pagine di giornali. Cioè, voi potete registrarvi. Nel mio caso sono già registrato, ma salto lo stesso. Questa è la pagina iniziale con le guide per il programma. E se entrate in browser trovate tutte le vostre applicazioni e potete modificarle. Poi un'altra cosa che mi piace molto ed è la mia applicazione preferita, YouTube, che è appena stata aggiornata ed è molto più molto più semplice da utilizzare. Altre applicazioni che vi consiglio è uTorrent per scaricare ogni cosa a vostro piacimento. Poi c'è Antivirus, che è una cosa molto utile. E poi Tubex, che è un'applicazione da cui scaricare video da YouTube e anche musica. Poi integrato nel tablet c'è anche Google Maps, che è questo. È molto funzionale. E poi niente, poi allora in applicazioni possiamo vedere la modalità offline e varie altre cose. Poi la memoria può essere espandibile e la batteria, cioè si può mettere risparmio energetico, e da qui si vedono le varie applicazioni che usano la batteria. Poi nella schermata di blocco si può personalizzare, si può mettere il blocco con sorriso, cioè che ritrova la tua faccia e quando la vede si sblocca. Poi il blocco con segno, che è questo, cioè voi disegnate e poi dopo la mettete. Poi il blocco PIN, sapete tutti, con i numeri, password a lettere, o se no si può mettere anche nessuno, che è normale, appena lo aprite si sblocca. Poi sempre nelle impostazioni, nell'info sul dispositivo, ci sono le informazioni legali e lo stato della batteria e delle altre varie cose, cioè si vede l'indirizzo IP delle reti. Poi i vari aggiornamenti, io ho già fatto l'ultimo aggiornamento disponibile, che assomiglia molto al Samsung Galaxy S3. Poi niente, finito qui. Scusate se la recensione non è stata ottima, però era la nostra prima recensione e magari non abbiamo spiegato tutto o non era proprio precisa. Comunque, se vi è piaciuta, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Da Mr. 97, Assassino Matto e Killatore PS3 è tutto. Ciao. Ciao. Ciao.